Ma io di quella partita mi ricordo soprattutto come piano partita quella di cercare di proteggere di più possibile il canestro utilizzando anche difese che alternavamo uomo e zona. E ogni volta che facevamo canestro rientravamo a zona e l'idea era quella di sfidare il più possibile eventualmente un giocatore come Roderick al tiro da 3 punti. Alla fine Roderick è andato in striscia, come capita spesso a quello che si stabilisce di fare, e poi alla fine la coperta diventa anche corta, perché comunque loro hanno un giocatore pericoloso come Trasolini, che è un eccellente giocatore, un giocatore di livello superiore che ha fatto la differenza contro di noi, ma contro altre squadre, perché comunque è uno dei migliori realizzatori di questo campionato. Hanno Roderick, che è un eccellente giocatore che attacca continuamente il ferro, è un buon atleta, e loro corrono tanto in contropiede, provano a realizzare circa 20 punti di media a partita in contropiede. È una squadra tosta da affrontare, perché comunque è una squadra che utilizza un run and gun efficace, e perché comunque attaccano costantemente il canestro con questi giocatori, e perché comunque hanno degli ottimi tiratori come Trasolini e Di Pampero, che sono degli eccellenti giocatori, e quindi devi stare attento soprattutto nella transizione difensiva e a proteggere l'area e anche al tiro da 3 punti di questi giocatori. Sì, all'andata abbiamo subito tanto vicino a canestro, però per tantissimi difetti anche per colpa nostra. Poi loro in casa hanno una grande energia, sono bravi, corrono tanto anche fuori casa, e quindi sarà importante la nostra transizione difensiva.